risultati non avrebbero finale per il mondo. Lo sport in più. Buongiorno a tutti, saluto i colleghi della stampa, i parlamentari presenti e chi ci segue. Facciamo oggi il punto su alcune questioni che non sono soltanto collegate a quelli che, diciamo, che riguardano l'esito delle elezioni europee, ma nostra anche, le cui vogliamo dare a distanza di ma anche altre dinamiche che per quanto riguarda sono ancora più importanti, anche in relazione al dibattito che l'esito di questi europei ha generato, per quelle che sono le prospettive politiche e anche le progettualità che ci riguardano come suggiamo. Anche in questa sede voglio ribadire quello che già abbiamo avuto modo di affermare. Per quanto ci riguarda, alle elezioni europee si è avverata quella profezia, abbiamo chiamata la profezia Piepoli, cioè del professore Piepoli, che quando abbiamo consultato per esprimere la nostra idea sulle europee, ci aveva detto chiaramente, anche in relazione a quello che era una sua valutazione, un suo approfondimento che ha fatto, che il risultato non sarebbe stato positivo perché noi come sul Camot siamo percepiti soprattutto dal nostro elettorato di partenza, che è appunto quello siciliano, come un movimento sicilianista, e la figura di Davide Di Luca è vista come la figura di un amministratore, quindi una dimensione che nasce in un ambito ben preciso con degli obiettivi specifici. Il nostro progetto si chiama Educazione della Sicilia, e quindi quello che poteva verificarsi era anche da parte del nostro elettorato tradizionale una non condivisione di questo debutto alle europee. Devo dire che è stato molto preciso allora nell'analisi, e questo si è verificato. Quindi noi lo diciamo chiaramente, non ci giriamo attorno. Il progetto per le europee è stato un fallimento, ne abbiamo preso atto. E naturalmente abbiamo anche analizzato le ragioni di questo fallimento, proprio collegandolo anche a quello che è stata una sincera disamina che il professor Piero ha fatto quando ci siamo confrontati su questo aspetto. In relazione al risultato, qui voglio anche fare una piccola precisazione. Proprio perché questa è la nostra caratteristica, e proprio perché anche le elezioni europee, come quelle anche per Camera e Senato, sono elezioni esclusivamente politiche, ideologiche, cioè abbiamo fortemente un elettorato che in relazione a quelle che sono vocazioni per amministrative o questo anche ragionamento delle elezioni personali, danno e hanno la possibilità di esprimersi secondo quella che è la loro visione territoriale ideologica. Piaccia o non piaccia, è così. Ed è ovvio che questo ci porta a fare una disamina e un confronto
nei confronti tra le elezioni europee e le elezioni regionali, beh, ha sbagliato il grosso, ma non perché ci conviene sostenere questo, perché sono due competizioni, due tipologie di competizione completamente diverse. Quindi, se dobbiamo fare qualche riflessione su questo, lo dobbiamo fare o in relazione a quelle che sono le elezioni europee 2019 e le elezioni europee del 2024, o se vogliamo andare avanti oltre, mettiamo a confronto due elezioni politiche, cioè Camera e Senato del 2022 e ovviamente europee del 2024. In relazione a questo, così velocemente, vogliamo dire la nostra. Noi abbiamo raggiunto queste elezioni europee a livello nazionale all'1,30%, che è frutto del 2022 della lista Libertà e dello 0,06% della lista collegata a noi, ma sempre abbiamo fatto tempo, per un totale di 300.000 voti. Siamo arrivati, anche abbiamo raggiunto 7% a Valdaosta, proprio per questo motivo, perché quella, la minoranza linguistica francese, come sapete bene, può presentare un listino collegato alla lista nazionale. Quindi il nostro dato come strategia nazionale è l'1,30%. Per quanto riguarda il primo confronto, noi dalle europee del 2019 non c'eravamo, ma abbiamo candidato da indipendente, allora Daphne Musolino in Forza Italia, e abbiamo raggiunto circa 50.000 preferenze, il famoso patto della Madonnina che allora abbiamo fatto con i cileni. Tenete bene a mente questo lavoro per anche una riflessione che faremo in relazione anche da alcune affermazioni del segretario Barbara del PD. Alla elezione invece politiche, noi abbiamo raggiunto la lista allora del progetto di una sindaco d'Italia, al Senato abbiamo raggiunto quasi il 1%, 0,99 per l'esattezza, e alla Camera lo 0,76. Quindi diciamo che in Sicilia con le elezioni politiche eravamo, anzi come dato nazionale, allo 0,9%. È facile dire, eravamo allo 0,9%, ora abbiamo raggiunto 1,3%, siamo cresciuti. Beh, non lo diciamo, perché comunque abbiamo già in premessa detto che questo progetto non ha funzionato. Ma è anche vero che noi siamo nati come forza politica nazionale, abbiamo costruito dove ci siamo, nel 2022, quando siamo partiti con il progetto di una sindaco di Sicilia e di una sindaco d'Italia, è in realtà comunque una nostra progettualità, che nessuno può mettere in discussione su questo aspetto, che comunque la lista di Libertà, tra i candidati, le preferenze che si sono raggiunte, fondamentalmente si è basata in ogni caso sul piano. Quindi se io dovessi fare un ragionamento specificamente politico e mettere a confronto dati maggiori, dico vabbè, pur se è stato un fallimento, comunque noi in ogni caso in ambito nazionale una nostra crescita l'abbiamo avuta. Per quelli che sono i dettagli che ci possono riguardare oggi, la Sicilia, perché da qui dobbiamo partire e ovviamente questo è per noi il momento principale della riflessione. Noi abbiamo raggiunto in Sicilia 115.000 voti, cioè il 7,8%. Siamo la prima forza. E per quanto riguarda le elezioni politiche del 25 settembre 2022, invece, per quanto riguarda la Sicilia, avevamo questo dato, l'8% alla Camera 1, 12% alla Camera 2, al Senato hanno raggiunto il 13%. E ci siamo qualificati ancora terzi, questo è un altro dato da tenere presente. Quindi alle politiche del 2022 terzi, alle europee del 2024 quindi. Qual è la differenza? È molto semplice. Noi nel 2022 abbiamo adottato una strategia ben precisa, cioè
sul progetto di Luca sindaco di Sicilia, su quel brand qua lavorato, ci siamo trovati all'improvviso ad affrontare le elezioni politiche e per un ragionamento, per un intuito di comunicazione, abbiamo mutato il progetto di Luca sindaco di Sicilia in Luca sindaco d'Italia. Quindi è ovvio che il dato politico, che non esisteva, perché il nostro non è un elettorato ideologico, questo ci tengo a precisarlo. Noi proveniamo da palazzi municipali, dal territorio, il nostro è un elettorato trasversale e di questo bisogna tenerlo presente, ben presente per poter fare delle analisi. Sulla scorta quindi della spinta di Luca sindaco di Sicilia abbiamo avuto un risultato eclatante anche alle elezioni politiche. Tanto è vero che, come sapete bene, siamo riusciti a battere il collegio nominale di Messina e Messina Enna, tutti quanti li abbiamo eletto come rappresentanti al Parlamento nazionale. La prima volta che capita con questo sistema elettorale che una forza non ideologica di territorio riesce a imporsi a quelle che sono naturalmente le pressioni che provengono da una tipologia di competizione fortemente mediale. È logico che da questo punto di vista il quadro è uscito nel 2022, ce lo ricordiamo tutti quanti, collegi nominali sono stati conquistati dal centro-destra, tranne tre che non lo domani. Questi due di sì, Camera e Senato, e uno credo che a Palermo avevano conquistato 5 stelle. Quello è il dato del 2022. Rispetto ora a questa situazione, noi abbiamo conseguito questo 7,7%. È ovvio che oggi è una percentuale che nasce come dato collegato alla nostra azione amministrativa sul territorio e comincia a diventare tra virgolette ideologico. Che cosa significa? Che c'è oggi una parte importante dell'elettorato siciliano che segue quelle che sono oggi le nostre scelte, non collegate alla nostra origine o alla nostra familiarità, che è quella dell'amministrazione, che è quella collegata alle azioni che portiamo avanti ai palazzi municipali. E questo già è un dato che comunque ha la sua valenza. Naturalmente, cosa conferma anche il dato provincia per provincia? Beh, la roccaforte di Messina, nessuno è riuscito a scartire. Eravamo i primi e siamo usciti oggi in una competizione che sarà fortemente ideologica e ancora di più gli europei sono una competizione da un punto di vista mediatico con la più mediatica che possa esistere e lo sapete tutti quanti. E non sto qui oggi a cercare alibi sul fatto che non ci siamo stati nei salotti della politica, della comunicazione, non ci siamo stati nella grande comunicazione, ormai cose che abbiamo detto non ci interessano. Certamente non abbiamo avuto modo comunque di esprimerci, per come invece è stato operato con Santoro, per fare sempre un paragone. Lo dico perché è importante. Noi e Santoro eravamo nella stessa situazione, anzi, avevamo anche qualche rappresentanza di tutto rispetto nel Parlamento italiano, quindi da un punto di vista sicuramente di capo dice qualche decimale di spazio ci toccava e stavo opposto. I motivi non ci interessano, ma oggi questo è un dato che tutti quanti dobbiamo avere presente. Quindi la roccaforte si conferma, vuol dire che comunque dove si amministra e si continua a amministrare c'è un gradimento e naturalmente un po' pensare provincia per provincia che conosciamo tutti quanti. Da questo dato cominciamo a fare una prima riflessione relazionale prospettiva, perché di questo che oggi vogliamo anche parlare. Io ho sentito così sporadicamente, perché in questo mese mi sono disintossicato, non perché faccio uso di sostanze strane, perché ho fatto anche la prova del capello per la seconda volta, sono a posto, e la certificazione che non ho mai fatto uso è sotto i. Diciamo che mi sono disintossicato
dai social, da tutta una serie di contesti che spesso veramente ci distraggono. L'ultimo me ne sono seguito pure io, è molto più difficile disintossicarmi dal cellulare e dai social che dalle sigarette, ecco, te lo dico con molta onestà. Questa è una cosa che non pensavo, invece, ed è stato importante. Naturalmente ho letto qualche articolo che passeggiavo con il documento e qualcosa di altro in questo sito, quindi lo voglio oggi rimarcare proprio per la prospettiva. Ho letto per esempio così qualche cosa sul dibattito che c'è del PD e quindi quelle che sono un po' le affermazioni con le quali si deve mettere la mente. Allora qua mi permetto una prima riflessione. Non ci sono dubbi che strategicamente il PD ha sbagliato. Ha sbagliato perché quando il gruppo parlamentare, dopo che avevamo completato assieme il percorso sulla legge di stabilità, e io li ringrazio ancora in questa occasione perché anche loro hanno individuato in me il relatore unico di tutta l'opposizione della legge di stabilità, era maturata simpaticamente l'idea di mutuare quel progetto che non avevamo fatto per l'Europa, cioè no. Noi non volevamo fare l'Europa, questo lo sanno tutti. Noi abbiamo iniziato il percorso dell'Europa il 2 di marzo, è una cosa folle, ma non potevamo comunque non partecipare, di questo lo dobbiamo dire. L'idea qual era allora? Che era maturata così, senza grandi formalismi, senza grandi... quella di candidare un rappresentante di Sistema Nord come autonomo all'interno del PD. Allora lo fece Forza Italia nel 2019. Lo ha fatto Forza Italia ora, perché ha ospitato rappresentanti di altre forze politiche regionali. Quindi non c'era niente di strano, soprattutto in una prospettiva di un perimetro che ci vede, che ci avrebbe visto assieme. E qui un errore strategico. Devo dire che Barbagallo è stato grazioso su questo, prima di uscire con un comunicato stampa dove precisava che il PD a livello nazionale non avrebbe accettato candidati di movimenti civici e quant'altro, cosa non vera, perché poi se andiamo a guardare in ogni collegio, come d'altronde era giusto che fosse, i candidati di altre espressioni ci sono stati. Certo, non abbiamo capito come mai, Presidente, grazie di questa onora. C'è la conferenza stampa del Presidente De Luca, io sono un'onora. Se si vuole sedere, no, qui, un bacio, un bacio. Non è da piacere. Ce ne ho una. Grazie Presidente. Grazie tanto. E cosa è successo a questo punto di vista? Beh, è arrivato un comunicato stampa, ripeto, il Barbagallo è stato grazioso, mi ha chiamato prima per annunciarlo, dove il PD, tenete conto che noi non avevamo fatto nessuna richiesta ancora, era un pur parlé, un semplice pur parlé nell'ambito dei deputati regionali. Non abbiamo capito allora quel politismo. Noi non avevamo fatto richieste, non avevamo formalizzato nulla, però c'è stata la premura di smentire un'ipotesi che era nata così spontaneamente a seguito di un buon lavoro che avevamo fatto e è stata strontata sul nascere. Questo ora ci ricorderemo su questo aspetto, quindi sicuramente il primo errore strategico che l'ha fatto non sono un interesse, non entro nel merito delle dinamiche che fanno parte di una casa altrui, come si suol dire. Però qualcuno ha sbagliato.
E perché ha sbagliato? Beh, ora non è che è facile ora con i risultati, già era messo in preventivo, perché se allora nel 2019 la semplice forza vocale, quale eravamo, e quindi avevamo avuto la capacità di indirizzare su una nostra candidata dentro questi 50.000 voti, ma voi pensate che 50.000 voti non li avremmo portati? Ecco, quindi, obiettivamente, oggi in una posizione completamente diversa rispetto al 2019. E allora è stata la paura forse di questo esito che ha portato qualcuno a dire no, non lo mettiamo mai avanti, noi questa cosa in Sicilia non lo facciamo. Eppure qualcuno gli va a spiegare che era l'unico modo per prendere i disegni, come d'altronde è fatto considerare. Cosa c'era di strano nell'ospitare un'espressione di un partito che comunque stava lavorando già da 2 anni lealmente assieme? Noi non avremmo fatto questo ruolo di indagine al quale non eravamo interessati, e quindi avrebbe preso il secondo seggio, avrebbe conseguito un risultato diverso e non 8-10 punti in meno rispetto alla linea nazionale, perché questo è il dato del Sicilia. E questo è il primo aspetto che ci venga a sottolineare. Secondo aspetto, qua tutte le opposizioni hanno messo una posta. E quando mi sento dire che l'unica forza d'opposizione che è cresciuta è il PD, no, io anche a parlare con tutto il rispetto, dico che Rari probabilmente sarà detto in vari diversi rispetto a quelli che sono noti a tutti. E questo lo dobbiamo dire perché il PD ha preso il 14% in Sicilia, in 8-10 punti meno rispetto alla media nazionale. Nel 2019, lì alle europee Sicilia ha preso il 16,5%, quindi meno 2,5%. Ma forse intendeva dire che rispetto alle regionali il PD è cresciuto di 2 punti. Vaga consolazione, anche perché sono due contraddizioni totalmente diverse. Quindi è ovvio che da questo punto di vista le situazioni non sono quelle che sono state sospettate. E le dobbiamo dire. I colleghi di 5 Stelle hanno preso il 16% alle europee, ma nel 2019 hanno preso il 31% in Sicilia. E quindi anche qui, se c'è stato qualche bacino da parte di qualcuno nel lanciare su un ragionamento che riguarderà l'area alternativa al centro-destra, credo che avrà fatto qualche passo azzardato, perché meno di 10 punti è dato. E rispetto alle regionali, sono 2 punti in più perché poi sono 13,5%. Non sono dati omogenei, ribadisco. E allora il dato omogeneo da mettere a confronto sono politiche o europee con europee. E da questo punto di vista è logico che il dato è molto semplice. Il centro-destra ha superato la soglia del 52% in Sicilia. E questo è il dato da quale bisogna partire. Evitando appunto di fare ragionamenti che non servono a nessuno. Ora, qual è la questione che ci riguarda in definitiva la conclusione di questa campagna elettorale degli europei e oggi di questa conferenza stampa? Io parto da un presupposto, intanto. Non si può continuare ad accettare che la Sicilia sia il fratello di coda dell'Europa, perché per quanto si possa sbandierare la crescita del PIL, ma questo PIL bisogna vedere chi cresce. In Sicilia una cosa è certa, il divario è sempre più crescente e la mancanza di prospettive è sempre più evidente.
Se poi questo PIL cresce per alcune donne, alcuni sistemi che contribuiscono a PIL, ma non a quella che realmente è il superamento del debito infrastrutturale e quello che ovviamente è il privato, la storia, ognuno può leggere come avviene, ma questa è una questione che con un contesto e uno scenario complessivo la Sicilia rimane continuamente a pari. Schifani continua a dire che colpa degli altri, lui ripete sempre anche ieri, è successo così alla cabina di regina, non ci arriveremo anche a questo, è colpa degli altri, di chi? È colpa sempre di un centrodestra che ha amministrato sostanzialmente, qualche parentesi, ma fondamentalmente questo, e quindi non è una questione ideologica, è una questione sicuramente collegata a alcuni uomini e donne. Facciamo ora qualche esempio per quello che oggi la logica che continua a imperare, quella proprio parassitaria. La commedia sui rifiuti. Oggi noi continuiamo ad assistere a questa commedia dell'assurdo. Apre il Fiorentino, riapre la violazione di legge, rimane bloccato per un bel periodo quelli che sono le autorizzazioni ambientali, a colpi di ordinanze si continua a venire. Fatto sta che la Sicilia, i soldi che aveva per l'infrastrutturazione della filiera per lo smaltimento dei rifiuti, questi anni li ha sempre persi. Poi se li ha persi perché bisognava fornire certamente meno. Questa è una valutazione che non mi riguarda, io voglio oggi fermarmi soltanto al lato di fatto. La Sicilia è una regione che è rimasta a parte, non ha speso le sue risorse, se l'ha fatto per favorire certi sistemi politico-mafiosi, sono cose che le valutazioni devono fare altri, ma sotto il profilo politico il dato è chiaro. Oggi ci troviamo con invece la prospettiva di voler fare la pattumiera d'Italia con due inceneritori che sono sproporzionati rispetto al fabbisogno della Sicilia, che comunque deve poterlo pagare rispetto a quella che è una raccolta differenziata che continua a non essere svolta, soprattutto nelle percentuali, forse nel sito, sia a caso eccezionale, continua a crescere, ma quelle che sono le città metropolitane, Palermo e Catania, comunque sono quelle che incidono e ci mantengono ancora percentuali del 45% e quello regionale. Con costi sempre maggiori, cioè noi dobbiamo avere soldi del bilancio e intervenire e i comuni devono elemosinare, attenzione, i soldi allo stesso soggetto che è in causa. Perché se noi portiamo di più dall'estero, se i comuni spendono, c'è la questione di extra costi, è perché la politica regionale ha voluto così. E quindi alimentiamo in continuazione quelle che sono situazioni ovviamente paradossali. Le omissioni sull'approvvigionamento idrico. E perché siamo in emergenza? Perché primo, il presidente Nello Musumeci ha perso 1.200.000.000 di euro su due bandi, quindi due bandi sul PNRR, ricordiamoci le cose. Uno era 700.000.000 per l'approvvigionamento del sistema agricolo e soprattutto anche la riqualificazione di invasi e completamente di alcune opere, e l'altro riguardava invece l'approvvigionamento idrico per civilizzazione, l'altro bando per circa 450 milioni. Diciamocene le cose, e questi sono bandi di 3 anni fa, però l'abbiamo dimenticato, perché oggi siamo in piena crisi? Perché la Sicilia non ha fatto nulla, ha uno dei presidenti incapaci, inadeguati a quelle che sono le questioni amministrative, la buona amministrazione. E cosa sta continuando a succedere? La stessa identica situazione. E qui voglio anche sottolineare un fatto. Ieri c'è stata la cabina di regia che ha incontrato gli amministratori dove sono stati dati dei finanziamenti. È stato convocato anche il sindaco di Messina, il quale ha detto chiaramente che la cabina di regia, e io lo ribadisco, ragiona con dinamiche politiche. Ieri Cocina ha minacciato il sindaco di Messina di querela. Io dico a Salvo Cocina che prevedo un incontro, e questo ora ce ne faremo carico,
tra il presidente Schifani, che continua a fare la prima parlamentare del Mosco, e i componenti della cabina di regia, e il sindaco di Messina. Perché? Perché la città di Messina, per fare un esempio, proprio perché anche sull'acqua c'è chi continua a fare invece la politica, ha presentato progetti per 40 milioni di euro cantierati che sono stati esclusi dal Fondo Sviluppo e Coesione, senza politica. Ha chiesto deroghe all'ordinanza di maggio e non sono state concesse, non sono deroghe per poter utilizzare in modo diverso quello che è il sistema anche dell'approvvigionamento idrico, che non sono stati concessi senza alcun motivo, attenzione, è l'unico ancora sistema che continua a reggere nonostante le difficoltà, è l'unico che aveva progetti cantierati. Sì, ha fatto i complimenti, ma che complimenti del presidente Schifani, non ce ne facciamo nulla. Perché noi vogliamo invece operare. E allora Schifani ha fatto i complimenti al sindaco di Messina, e l'ha fatto anche a me, direttamente, ovviamente, perché l'emergenza idrica di Messina ha cominciato a occupare nel 2018. Lasciamo un parco progetti che il sindaco Basile ha portato avanti già 80 milioni di euro di progetti cancellati. E procurando la città di Messina 50 milioni di euro di finanziamento. Però il tema è, se io oggi vengo tagliato fuori dal minimo di finanziamenti perché c'è una valutazione politica anche sull'emergenza, e allora è logico che le questioni non funzionano più. Qua noi abbiamo poi per la stampa le note di trasmissione dei progetti cantierabili per 40 milioni di euro, più volte date e anche ora della cabina di regia. Ieri sono stati consegnati progetti per 2 milioni e mezzo di euro realizzati in 30 e 60 giorni già cantierabili. Aspetto il confronto tra Cosci, il presidente Schifani e il sindaco di Messina, perché la città di Messina deve sapere che se ora comincia a soffrire è colpa di un'azione politica che oggi viene messa in atto nei confronti del Fortino di Tenuta. Ecco qual è la storia. Altro che querela, questo per sottolineare come si fa uso e abuso delle emergenze in relazione a una visione pure corta. L'altro grande affare, la svendita, io mi ricordo la svendita dei beni mobili, che allora fece buffare quando c'è stata una grande lotta nel 2007. Ora siamo alla svendita delle tratte di trasporto pubblico. C'è una grande operazione di dietro, un altro affare. Tenere sotto scacco l'ansia per la quale oggi si va a fare una pseudo ricapitalizzazione sul piano industriale. Ma nello stesso tempo mettiamo a bando quello per 9 anni, le tratte più interessanti, vediamo ai privati. Andiamo a guardare chi c'è dietro questi privati. L'altro grande affare, quando io parlo di visione politico-mafiosa, non sono esagerato, perché noi ormai stiamo assistendo all'ultimo saccheggio delle lobby, e l'altra lobby che sta mettendo le mani su una fetta importante delle risorse pubbliche è quella sul trasporto pubblico locale, con l'avallo, ovviamente, la complicità di Renato Schifani. Ecco, questi sono i governi dei lobbisti. Ora, rispetto anche a questo, naturalmente nessuno parla. Perché? Perché deve anche qui completarsi il saccheggio. Sul Fondo Sviluppo e Coesione abbiamo avuto modo già di dire tempo fa che per noi è il voto di scambio di lungo che si è verificato e preannuncio che sarà impugnata la delibera numero 192 del 22 maggio e la faremo annullare. Perché sono stati esclusi da quell'elenco di progetti e anche di carte igienica contenuta là dentro, altri progetti cantierabili, progetti che già avevano l'obbligazione giuridicamente vincolante e quindi progetti importanti che non potevano essere esclusi. Quindi lo dico qui, che si sta proprio presentando i ricorsi, tenete conto che termine
Carmen Venturi, luglio, si sta lavorando, ci sono tutti gli estremi e di conseguenza c'è questo scontro, proprio perché anche qui l'inserimento all'interno di queste di questa strategia è stata fatta secondo una visione che non corrisponde alle logiche della cancellabilità. E infatti che cosa è successo in realtà di legge? Che neanche un terzo degli oggetti che si dichiaravano cancellabili e che si con l'ordinanza erano quanti un terzo gli altri no. E questo perché siamo in una fase emergenziale, figurati. Il pronto soccorso è arrivato, solo questo non è chiaro quanto è andata la sanità. E siamo a posto. Se uno prima di morire deve avere se in tasca c'è i soldi per essere soccorso, è finita. È finita la funzione minima della sanità. È ovvio che ormai anche qui il saccheggio sta andando avanti e quello che sta, io credo che Iacolino, non so se era di sera che aveva bevuto, non so, io ho letto di una dichiarazione di Iacolino che ormai si punta ad arrivare alla gestione dell'emergenza, spero che si sia reale, effettivamente, che si può questa legge che appartenga a questo governo, ma chiederemo lui nelle sedi opportune. E in questo cosa aggiungere? Quando si tratta di sanità e di agricoltura, ancora siamo in attesa di Godò. Godò è arrivato, non è andato. È pensabile che il sistema agricolo debba aspettare Godò? Io penso di no, che anche questa è un modo di utilizzare le istituzioni che è volgare, senza discussione. Ma vedremo Godò quando arriverà. E chiudo su questo aspetto con la figura bambina che abbiamo fatto sul fronte dell'autonomia differenziata. Trovarsi con due governatori dello stesso partito, uno che poi si è pentito per la sera che è solitamente non cambia l'idea, però Stefano non ha cambiato l'idea. E allora politicamente cretino, non lo so, questa è una valutazione ovviamente che lascia gli altri. O chiudo se ti mostrare pezzi intelligenti. Prima decantare l'autonomia differenziata, ora si è reso conto che è un cambio accordo. Noi questo l'abbiamo sempre detto e naturalmente aderiremo a quelli che sono le iniziative referendarie senza discussione, lo voglio sottolineare, ma non perché abbiamo paura dell'autonomia, perché noi partiamo dal presupposto che quell'autonomia che è stata applicata per esempio a Trento e a Bolzano era quella del nostro disegno costituzionale e siamo stati talmente incapaci da farlo applicare. Non è pensabile che Trento e Bolzano riscuotano le somme, i tributi, tutte le imposte, tutte le entrate in presenza dell'erario, le riscuote il 10% a Roma e noi che disegno eravamo proprio in questi termini siamo rimasti a Bari. E questi uno dei temi su cui rilanceremo per quello che per posso fare. Concludo. Per quanto riguarda la prospettiva, io parto dal presupposto che bisogna lavorare su un governo del fare. Ecco perché per noi il conio del sindaco di Sicilia è fondamentale. Perché i sindaci sono costretti a fare? Ci hanno dietro la porta i cittadini e devono essere. Ecco, noi dobbiamo creare realmente le condizioni per un governo del fare. Ovviamente non siamo, da questo punto di vista non abbiamo preconcetti, e lo dico oggi in termini chiari. A me tutte queste crociate ideologiche non mi sono mai piaciute, perché sono un uomo per fare. E le questioni non hanno un valore ideologico, come fare e come fare. Non sono per i governi del tirare. Questo attuale e ovviamente non lo sono neanche per governi che possono.
possono avere una caratura come il centro-sinistra di tirare a fare. Sono per il governo del fare. Ed è ovvio che abbiamo intenzione di lavorare su questo. Come? Noi ad ottobre iniziamo il nostro percorso. Il percorso che faremo è il seguente. Vogliamo lavorare su un progetto e poi un piano strategico, che è quello che manca, che è quello che abbiamo detto che era la Stifana, abbiamo detto perché dai 2 miliardi del fondo sullo stretto di Messina, se il fabbisogno della Sicilia e dell'emergenza neanche lo conosci. Ed ecco perché non continuiamo ad affrontare tutto in via emergenziale. Forse perché in via emergenziale si vanno gli affari, lo stesso anno gli incendi, lì abbiamo gli affidamenti diretti, si fanno gli affari. Noi tutto ciò che è ordinario lo trasformiamo in emergenza e facciamo gli affari. Questa è la Sicilia, la Sicilia degli affari e degli affari. Invece una visione strategica ti porta a poter programmare e ad avere anche una visione ben precisa delle risorse che hai e delle loro destinazioni. Noi ancora aspettiamo Schifani e il suo governo che dimostri che ci avanzavano 2 miliardi di euro per tagliare per fare il ponte sullo stretto alle nostre esigenze ed emergenze. Ma questo naturalmente è un altro tipo di approccio amministrativo. Noi partiamo da ottobre e faremo il tour del fare, proprio perché quello diventerà e ci lavoreremo per tutto l'anno 2025. Vogliamo farlo noi oggi, quello che doveva fare questo governo o altro. Un piano strategico complessivo che parte da quelle che sono i reali fabbisogni e le proposte, anche perché bisogna acquisire credibilità ai siciliani come anche forza o proposta di governo, di buona amministrazione. Quindi a dicembre arriveremo del 2025, e arriveremo già con le idee chiare. Il 2026 sarà, quanto ci riguarda, l'anno bruciato, dove anche noi dovremmo stabilire cosa fare. E questo lo voglio dire perché? Perché se qualcuno ha la sindrome del bolismo civile, beh, deve sapere che noi non ci stiamo. Vedete? Perché ho voluto citare il caso, non per fare polemica, insomma, quello che si è verificato agli europei, cioè di quella che può essere un'ipotesi nata in Sicilia ma stroncata a Roma. Perché se la logica dell'interlocutore è questa, è ovvio che sarà difficile creare una strategia alternativa a questo punto di vista in Sicilia. Io devo sapere come fare e soprattutto devo sapere se gli interlocutori con cui parlo sono quelli veri oppure sono quelli che mi portano a Roma e poi in base agli umori, alle dinamiche romane abbiamo una risposta conseguenziale. E allora lo voglio precisare, io già mi basta l'ologramma Schifani, interlocutori che sono degli ologrammi non ne ho. Questo vale per gli amici del PD e a maggior ragione vale per gli amici di 5 Stelle, che mi danno poi sempre quella sensazione di essere un armoniologo con la scadenza. C'è il loro dibattito interno, per il suo mandato, con il suo mandato. Ma se noi cominciamo a discutere, e io non so da 3 anni, con chi devo discutere di più, perché non so se gli interlocutori di oggi ci saranno da 3 anni. Allora, vi rendete conto? E qui c'è, o per un motivo o per l'altro, proprio la sindrome del suicidio politico. Io non appartengo a ciò. E quindi per me l'approccio non è ideologico. Il nostro approccio è di fare le cose. Non abbiamo pregiudizi, ma ovviamente non tolleriamo chi ha pregiudizi e non si può. Né abbiamo bisogno di passare attraverso esami che non si sa quale natura, perché già abbiamo dimostrato che dove amministriamo bene e abbiamo bisogno.
Quindi sicuramente non abbiamo bisogno di patenti. E allora, per concludere questa conferenza stampa, in questo percorso che inizieremo a ottobre in poi, noi lanceremo la sfida. A chi ci sta? Attenzione, io non faccio l'errore di ragionare sulla posizione di rendita. Qua non stiamo dicendo a nessuno che questa strategia programmatica è subordinata alla candidatura alla presidenza della regione di Calabria. Stiamo dicendo un'altra cosa. Noi in un anno dobbiamo avere la capacità di definire un programma di governo che parte dai punti di forza e di debolezza della Sicilia, perché è quello che abbiamo stabilito, con proposte varie e serie per poter riscattare la nostra vita. Questo è il concetto. Noi siamo intanto votati a questo. E ovvio che i programmi si portano avanti con uomo e donne. E quindi quello sarà il momento che ci consentirà di sapere se ci sono compagni di viaggio o no, che riguarderanno anche le forze alternative al centro-destra. O chissà che succederà nel centro-destra da qualche anno. Ebbene, io oggi non sto definendo perimetri ideologici ai quali non sono interessato, ma sottolineo la necessità di proporre oggi un'azione di governo, un'azione amministrativa alternativa a questo governo del pirata che va a fare. Questo non ci sono discussioni. Naturalmente per chi è affetto dalla sindrome del bambino civita, non so se sarà nelle condizioni di fare un corso del genere. Perché se deve aspettare l'indicazione dell'ultimo minuto, come è successo alle elezioni regionali scorse, e questo non lo dimentico in Sicilia, non è pensabile che tu ti fai le rimane e poi però, ecco, l'asilo del Corrido Civita, segui gli ordini romani perché vivi attraverso ovviamente quella che è la copertura romana. Già si è dedicato a questo genere e io non sono disponibile a cadere in questa data. Quindi chi vuol fare un percorso su una strategia del genere deve farlo decidendo prima, intanto sugli aspetti programmatici strategici e poi su quello che diventa un bel perimetro nel quale ci confrontiamo con la catena. Io sono sì per scegliere il candidato non in Slovenia, non a Roma, ma sul territorio. Bene, nel 2026 si deve scegliere il candidato. Stabiliamo le regole di questo periodo, di chi ci sta in questo programma e si fa una bella rimanere di coalizione. E quello diventa. Non vorrei ritrovarmi che magari su questo, con quelli che sono dinamiche, lo scorso del luglio, ci saranno il centro-destra a dover fare le mani e anche le piani. Chiaro. Però oggi la gente che si vede lo deve fare tenendo conto che un candidato non può essere scelto nelle sedi romane. Un programma che deve essere definito in Sicilia e soprattutto farsi carico di alcune battaglie che con Roma dobbiamo portare avanti, che prescindono dalla posizione ideologica. Questi sono gli aspetti che caratterizzeranno la nostra strategia. E non voglio neanche oggi far pesare un aspetto e chiudo. Il centro-sinistra in Sicilia è votato alla sua. E non lo dico io, lo dice la storia, e lo dico le comunità.
comportamenti costanti di chiusura e di eccessiva dipendenza da Roma. E le europee sono un'ulteriore dimostrazione. O si sprovano da tutto questo, o non potranno mai vincere. E oggi non voglio dire al centro-sinistra che l'unico modo per andare al governo della Sicilia è puntare sul cadere Luca, perché è l'unico che può, anzi l'ha dimostrato già il 25 di settembre 2022, che ha una trasversalità che va ben oltre gli steccati ideologici. Quindi non voglio dire al centro-sinistra che sono la persona giusta, viviamo assieme comunque, ma loro devono sapere che se non vanno oltre il loro regime nel quale si sono chiusi, continueranno a fare gli oppositori in Sicilia. Io non voglio fare l'opposizione, io voglio amministrare. La mia figura di amministratore è quella, quindi noi abbiamo tutto l'interesse ad amministrare, ad incidere, a cambiare questa terra. Quindi noi non giochiamo per perdere, non giochiamo per garantirci delle comode posizioni di opposizione. È capitato in questa occasione, è stato il nostro debutto, non vogliamo continuare a vedere la Sicilia affossata e noi che abbiamo comunque dimostrato la capacità poter incidere, continuare a stare a lavorare, perché altri probabilmente preferiscono fare gli oppositori di professione. Grazie. Se ci sono domande, per i colleghi giornalisti, sono a disposizione. Sì, ne lo so. Qui. Ti volevo chiedere, un po' fa quanto c'è una dichiarazione che si dovrebbe pagare, tra queste dichiarazioni c'era una e diceva sulla base dell'analisi dei risultati elettorali di Roma e del Stato, questa dichiarazione diceva noi siamo il partito che dovrà guidare la coalizione. Tu stai facendo un discorso diverso, stai dicendo facciamo le primarie. Dico, sono due posizioni inconciliabili o c'è tempo? E la seconda domanda ti volevo dire, quanto tempo c'è tu per parlare del 2026, ma il 2026 sono 12 mesi. Sulla scorta di quello che è successo tra PD e 5 Stelle nel 2022, sono loro che hanno proprio la disponibilità, non io. Quindi è ovvio che sulla scorta dello spettacolo che è arrivata in Sicilia, sono loro che devono cioè di poter fare una coalizione per restare, per governare. Ecco perché bisogna anticipare i tempi. Se Parmagalli, dopo aver fatto questi errori strategici, se l'ha fatto lui, gliel'hanno fatto fare, vuole continuare a fare errori strategici, è un problema suo. Noi intanto ad ottobre parliamo, e questo lo voglio sottolineare, noi siamo il nostro percorso. I tempi non ci li facciamo dettare da nessuno, soprattutto perché i tempi del PD e dei 5 Stelle sono tempi romani. Noi vogliamo tempi siciliani, stabiliti qui, cronogrammi stabilito qui alla luce del sole. Questa è la questione. E se Barbagallo parte dal presupposto che, non si sa per quale motivo, ritiene di avere l'egemonia nell'area che arriva al centro-sinistra, è un problema, scusate, per dell'area che veniva al centro-destra è un suo problema. Vuol dire che i salotti romani gli hanno fatto perdere di vista quelli che sono i minori siciliani. E io spero che dopo questa sterla che ha ricevuto pure lui alle europee possa invece ritornare sul territorio e rendersi conto che la visione della Sicilia da Roma è una visione completamente sbagliata. Che si ha. Quindi sono inconciliati, cioè, su questo non c'è discussione. L'ultima cosa repubblicana. Le ha parlato di 5 Stelle, di PD, la APS o la
se non noto, non sapendo se esisterà più Italia Viva o Azione, beh, noi parliamo di tutte quelle forze che su un programma che si fa in tempo utile sono d'accordo e creano quella coalizione nella quale fare un anno. E quindi ho detto, noi non abbiamo dei concetti e una strategia che riguarda tutti coloro che in questa fase di costruzione del programma ci stanno sul programma, non sul cadente. Se questo si chiude come ragionamento, quindi sulle cose da fare per mettere nella Sicilia, quelle saranno le forze che parteciperanno, promuoveranno una bella linea aperta al mondo, perché è ovvio che qui non parliamo dei singoli scritti, dobbiamo avere la capacità di fare una bella linea dove coinvolgeranno siciliani e siciliani. Alla luce del sole, io non ho paura di questo. Anzi, mi sembra il modo migliore su un programma e non su una persona di presentarsi al cospetto dei siciliani per acquisire, riacquisire quella credibilità di un'alternativa a questo luogo di bene, eventualmente. Ecco qual è il concetto. Ma l'ho ribadito per l'ennesima volta. Non siamo disponibili a farci mettere dall'altro e non siamo disponibili a stare a guardare. Noi vogliamo incidere sul destino della nostra terra. Ecco qual è la questione. Altre domande? Bene, grazie allora per la vostra attenzione e vi aggiorneremo sui nostri percorsi. Metto le cose in chiaro perché non bisogna strumentalizzare i dati elettorali delle europee e bisogna invece avere la capacità di costruire una strategia credibile che possa finalmente cambiare il destino di questa terra. Noi lo vogliamo fare in termini chiari, abbiamo già detto che non vogliamo stare a guardare. Noi abbiamo la capacità di amministrare e quindi iniziamo questo percorso delle cose da fare e ovviamente chi ritiene di poterlo fare questo percorso senza essere condizionato dalle segreterie romane lo faccia e lavori a un programma importante e alternativo che possa cambiare il destino di questa terra e poi verrà anche la scelta nell'ambito di questo perimetro di chi deve interpretare come candidato alla presidenza della regione questo progetto e questa grande coalizione. E ho già fatto anche un reso conto di come è andato il movimento alle ultime elezioni europee. Noi abbiamo preso atto che siamo una forza sicilianista e che il nostro elettorato ci vede e ci individua come una forza che è collegata all'amministrazione territoriale. Questo è il dato che emerge delle europee, quindi un fallimento sotto il profilo della proiezione nazionale e quindi la consapevolezza di dover continuare la nostra azione sul territorio. Bisogna saper leggere quelli che sono i messaggi della competizione elettorale e da quello naturalmente farne tesoro e valorizzare quelle che sono le caratteristiche che ci hanno reso alle regionali scorse la prima forza politica in Sicilia. Quindi non è vero quello che dice Barbagallo che il PD dovrà guidare questa coalizione, dovrà guidare l'alternativa al centro-destra? Ma
io penso che ci vuole umiltà, e con l'umiltà che ci ha portato a ribadire oggi quella che è una disamina, credo che Barbagallo debba ammettere il fallimento degli europei in Sicilia, che il PD ha preso oltre 10 punti in meno rispetto alla media nazionale, non solo, ma avendo rifiutato allora quell'ipotesi che si era paventata di un nostro candidato nella lista del PD, ha oggi dimostrato di aver sbagliato strategicamente, lui o chi, ovviamente per lui, a non aver accettato questa ipotesi. Il PD non ha alcun diritto di essere, di lanciare l'egemonia di una alternativa al centrodestra. Questo è un aspetto che va affrontato dopo aver definito le cose da fare e soprattutto con i soggetti che ci stanno per questo tipo di progetto. E quindi una primaria aperta alla quale il primo io ovviamente mi sottopongo, perché non rinuncio a quello che è una progettualità che abbiamo definito De Luca sindaco di Sicilia, oggi a una coalizione delle cose da fare, della politica per fare, per la quale mi candido e per la quale accetto ovviamente il confronto con tutti gli altri, e accetterò anche il verdetto di questa primaria proprio di coalizione per tutti coloro che ci staranno in questo percorso. Ma sono De Luca, emergenza siccità, c'è una cabina di regia che sta lavorando sulla crisi idrica, lei ha detto che questa cabina di regia si muove con logiche politiche. Noi analizziamo quello che sta succedendo a Messina e quindi chiediamo un immediato confronto, perché la città di Messina è stata tagliata fuori da tutti i finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione per quanto riguarda il potenziamento delle reti idriche e per l'individuazione delle fonti di approvvigionamento, nonostante Messina ha presentato oltre 40 milioni di euro di progetti cantierabili. È stato tagliato fuori anche dal finanziamento dei 20 milioni di ultima ordinanza, ieri è emerso che di questi progetti neanche un terzo sono partiti, quindi significano tutti pezzi di carta, e ieri il sindaco di Messina ha riconsegnato progetti per 2 milioni e mezzo di euro circa, realizzabili in 30-60 giorni. Non solo, la città di Messina ha chiesto delle deroghe senza chiedere soldi per alcuni accorgimenti e sono stati ad oggi negati, quindi significa che c'è qualcuno che sta utilizzando anche l'emergenza idrica, e quindi ovviamente si parla di quello dell'organismo, questa cabina di regia, con una finalità politica. Quindi ho chiesto e pretendo che il presidente Schifani faccia subito un confronto con il sindaco di Messina e con la cabina di regia sugli atti amministrativi, non sulle chiacchiere, in modo tale da evitare che Messina, che oggi ancora sta resistendo, sia presa poi invece con la logica dell'assalto a Fortino, semplicemente perché magari devono colpire la perdita. L'ultima cosa la lascio, sempre in ambito regionale, trasporto pubblico, lei ha fatto anche una considerazione rispetto a come si sta muovendo il governo Schifani sull'asta. Beh, noi ormai assistiamo alla svendita di tutti quelli che è la gestione dei servizi pubblici essenziali, tutto è privato. Mancava soltanto un'altra parte del trasporto pubblico, cosa che si sta facendo. Si sta mandando in fallimento l'AST, si sta giocando ovviamente anche con un piano di rilancio che non esiste, perché noi il piano industriale non l'abbiamo ancora visto, quindi una ricapitalizzazione al buio, ma è fatta solo per poter gestire quelle che sono le tratte meno interessanti. Il resto si sta facendo una gara per dare ancora di più ai privati per altri 9 anni. Le tratte più interessanti. Perché? Per quale motivo? Perché questo governo continua ad agevolare le lobby e quelle che sono le logiche affaristiche parassitarie? Naturalmente, questa è probabilmente la funzione di questo governo, cercare ormai, come d'altronde si sta facendo anche riferimento, a far gestire ai privati, per esempio, i pronto soccorsi, e allora significa ormai che questo governo ha tracciato la linea definitiva di far gestire, di socializzare i costi, privatizzare i guadagni, come si suol dire, e quindi dare il colpo di grazia a quelli che sono i servizi pubblici essenziali. Grazie.